Facciamo oggi un altro passetto in avanti sulla plugin interna RFUR. Costruiamoci un attimo un ovale di un viso, ci potrebbe essere tranquillamente questo. Poi, ovviamente farlo con un modello reale è un'altra cosa. Creiamo una line con un bel po' di punti di questo tipo qui. Ecco qui. Punti mettiamo, più avremo la possibilità poi di gestirla. Ecco qua. Perfetto. Vediamo. Centriamo il pivot al centro della testa. Ecco qua. E iniziamo a fare copie di questa spline. Ovviamente potete farlo con la matrice, potete farla come volete, non è un problema. Ops, dimenticato di passare il pivot al centro. Ecco qui. Più ne fate, logicamente, più sarà interessante l'effetto. Cliccate su Attach e trasformate tutto in un'unica spline. Dopodiché, Vertex, togliete per esempio, o Segment, quelle della parte frontale, fino a una certa altezza, come per esempio sto facendo io. Quindi via queste qui. Via questa. Ecco qui, sono tutte operazioni che potete fare in automatico, però se fate a mano vi rendete conto di alcune cose che poi potrebbero sfuggirvi. Vai, andiamo un po' più in basso, in modo che tocchi un po' di più la superficie. Ecco qua. Perfetto. Ecco qui. Li movimentiamo un po'. Un po' a destra, anche questo si può fare tranquillamente in automatico. Poi, finita questa fase, andiamo su RFUR. Ecco qui. Cambiamo il colore, per esempio, del tip in biondo. Ecco qui. Radice nera. E da 450 passiamo per esempio a 5000. Facciamo una prova. Render frame window. Ricordatevi che si vedono soltanto nelle viste prospettiche i capelli. Altrimenti. Ad ecco qua. Logicamente le spline ci permettono di cambiarli in qualsiasi momento. Se a un certo punto vogliamo buttarli violentemente indietro. Dobbiamo fare altro che muoverli o scalarli, oppure se vogliamo portare, ad esempio, su questo ciuffo, fare altro che selezionare questi segmenti e portarli in alto. Magari in questa maniera qui. Ecco vedete. Strumento molto versatile, si possono fare anche le trecce. Prossima volta vedremo come usarlo operativamente su un modello vero.